Aram Manukyan, presidente di Confindustria Como, è solito scegliere con attenzione e misura i termini da utilizzare. Sentire quindi dalla sua voce le parole situazione drammatica dice molto sulla difficoltà dell'economia lariana e non solo, piegata da 2 mesi di lockdown. Il commento del presidente degli industriali arriva a margine dell'analisi congiunturale del primo trimestre, che consegna ai manuali statistici dati in calo ovunque. Ordini, produzione e fatturato sono diminuiti per 7 aziende su 10. Un'azienda su 3 registra cali di livello occupazionale. La quasi totalità degli imprenditori intervistati ha confermato il calo della domanda interna. Per il 72% del campione sono diminuite anche le esportazioni, vitali per l'economia lariana. Scendono di conseguenza anche i livelli produttivi e il fatturato. Le aziende comasche stanno utilizzando gli impianti mediamente al 62%, con una sofferenza particolare delle aziende metalmeccaniche rispetto a quelle tessili. Presente difficile, futuro fosco. Nei prossimi 6 mesi un'impresa su 2 ridurrà la capacità produttiva. Gli indicatori del primo trimestre di quest'anno ci consegnano una situazione drammatica, con un vero e proprio crollo della domanda, sia interna che estera, dovuta chiaramente al lockdown causato dall'emergenza coronavirus su base mondiale, commenta Aram Manukyan, presidente di Confindustria Como. Cruciale, oltre alla prosecuzione degli ammortizzatori sociali e a un taglio lineare delle principali forme di tassazione, sarà il tema del credito. Solamente con un impegno importante del sistema bancario, infatti, potrà essere dato ossigeno a tante imprese, che consentirà loro di arrivare al momento tanto atteso della ripresa globale.